Buonasera e ben ritrovati a Vox Populi, il magazine di intrattenimento di Televallo che insieme a voi tratterà i diversi argomenti che riguardano Mazara e tutta la nostra provincia. Questa sera parleremo di un argomento che a nostro modesto avviso riveste un'importanza non di certo trascurabile, ed è il cambio di casacca in politica. C'è da dire che se si può cambiare idea, o meglio, se il cambio di idea può essere visto come lecito, legittimo, se non addirittura fisiologico, in quanto il cambiare idea rappresenta la capacità dell'individuo di adattarsi alle nuove circostanze, alle nuove situazioni, mettendo in pratica tutta la sua capacità di valutazione e di critica, ci poniamo la domanda se lo stesso possa anche valere in politica, o per meglio dire se il cambio di idea in politica sia scevro dal determinare delle refluenze negative dal punto di vista istituzionale. Oggi tutto ciò avviene con una tale disinvoltura da apparire quasi clamorosa, cosa che prima il cambio di casacca in politica o il passaggio da un partito all'altro veniva stigmatizzato come qualcosa di assolutamente negativo. Ma quali sono gli elementi, dal punto di vista strettamente pratico, che devono farci porre degli interrogativi su questa particolare vicenda che investe tutta la vita politica sia a livello nazionale che a livello locale? Sicuramente il cambio di idea in politica rappresenta un serio pericolo, un campanello d'allarme per la stabilità delle istituzioni, per la stabilità del rapporto che dovrebbe sussistere inevitabilmente tra maggioranza e opposizione. Ma un altro elemento che non va sicuramente sottovalutato è che il cambio di casacca in politica, il cambio di un partito da parte di un soggetto politico, rappresenta sicuramente un tradimento all'elettore, in quanto l'elettore non si sente più rappresentato da quel politico che aveva votato in una coalizione che oggi si ritrova in un altro schieramento. Anche Mazara non sfugge a questa situazione, infatti negli ultimi giorni si sono registrati diversi cambi di casacca, per non dire quasi addirittura dei veri e propri voli pindarici. Infatti soggetti che sono stati eletti schieramenti distinti e distanti da quello attuale oggi migrano dall'opposizione in maggioranza con una facilità da farci interrogare sotto questi aspetti. A voi la scheda di Vox Populi. Le ultime elezioni amministrative mazzaresi si sono svolte lo scorso 28 aprile, mentre il ballottaggio è avvenuto il 12 maggio del 2019. In appena 6 mesi, quindi, la geografia politica del Consiglio Comunale è stata stravolta dai passaggi di casacca, accompagnati dal passaggio dalla posizione di minoranza o opposizione alla posizione di governo o maggioranza. Dalle urne è scaturito un Consiglio Comunale composto da 24 consiglieri comunali, di cui 15 seggi assegnati alla maggioranza e 9 seggi assegnati all'opposizione. Dei 15 seggi di maggioranza, 5 sono andati alla lista civica Osservatorio Politico, 4 alla lista civica Siamo Mazara, 3 alla lista civica Partecipazione Politica, 3 alla lista civica Mazara Bene Comune. I 9 seggi di opposizione erano invece così suddivisi: 3 alla Lega Salvini, 3 al Movimento 5 Stelle, 2 al Movimento Politico Futuristi e 1 alla lista civica Libera Intesa. Ad una prima valutazione quindi abbiamo che su 8 forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale soltanto 3 sono dei veri e propri partiti, mentre le rimanenti 5 forze sono solo delle locali liste civiche. Oggi la situazione è totalmente cambiata, le contraddizioni politiche sono più che evidenti. 2 consiglieri di maggioranza eletti nelle liste civiche di Osservatorio Politico, Antonino Zizzo e di Mazara Bene Comune Giuseppe Bonanno, lasciano le loro formazioni e adesso rappresentano rispettivamente l'uno Forza Italia e l'altro l'UDC. Il passaggio ha un valore politico che trasforma la coalizione dell'attuale amministrazione non più di sole liste civiche, ma adesso è anche partitica. Forse l'attuale amministrazione sta tentando di trovare copertura politica sotto la coalizione di centrodestra del governo Musumeci. Ma non può di certo essere sottaciuto che a sostegno dell'attuale sindaco di Mazara del Vallo c'è l'aggregazione civica Siamo Mazara, che è la risultante cittadina del processo interno al PD provinciale. Si sciolgono i gruppi consiliari della Lega e del Movimento 5 Stelle. Per la Lega, che a Mazara è all'opposizione, il suo ormai ex consigliere Gaiazzo passa in maggioranza e aderisce al gruppo Osservatorio Politico, mentre riguardo al Movimento 5 Stelle, il suo portavoce Girolamo Billardello viene polemicamente espulso dal meetup cittadino perché la sua azione non è stata ritenuta in linea con le indicazioni fornite dal meetup stesso. Pare che alla base dell'espulsione ci sia l'atteggiamento del Girolamo Billardello, ritenuto troppo morbido, anzi assente, rispetto alle ultime vicende e presunti cattivi esempi che hanno colpito la giunta e la maggioranza consiliare. Scompare Mazara Bene Comune.
e si costituisce un nuovo soggetto politico per Mazara, di cui ne fanno parte i fondatori di Mazara Bene Comune e in più vi aderiscono moltissimi soggetti che nell'ultima competizione elettorale si erano schierati con Forza Italia e con la coalizione a sostegno della dottoressa Corrao. Anche questa sembra una chiara manovra politico-elettorale dell'attuale amministrazione, che sta tentando di mettere all'angolo gli ex del PD e dandosi una copertura di centrodestra in vista dei possibili, ma assolutamente incerti, benefici di breve termine dal governo Musumeci e poi in vista delle elezioni regionali su cui soffia ad oggi il vento di centrodestra. Scompare la rappresentanza consiliare dei futuristi, i cui consiglieri Pietro Marino ed Enza Chirco, seppur dichiarando di ritornare nella loro casa socialista dell'area di Italia Viva di Renzi, aderiscono al neonato gruppo consiliare per Mazara e viene così bruscamente interrotta la costruzione del gruppo consiliare Italia Viva, che ormai sembrava certo. Da una rilasciata intervista sui social pare che il passaggio di Marino per Mazara sia stato determinato dal preannunciato sostegno elettorale dello stesso Marino alle prossime elezioni regionali e anche a seguito di una decennale amicizia tra Marino ed esponenti di vertice di Per Mazara. Anche in questo caso si direbbe un salto in lungo olimpionico a dir poco da opposizione a sostegno dell'attuale amministrazione comunale. Infine, qualche consigliere ufficialmente rimane tra le fila dell'opposizione, ma chiaramente propone il suo sostegno all'amministrazione nei casi necessari e che siano concordati. Da tutto ciò, il rapporto tra maggioranza e opposizione è stato totalmente stravolto. Se al 28 aprile infatti c'erano 15 consiglieri di maggioranza e 9 di opposizione, oggi ufficialmente sono 18 di maggioranza e 6 di opposizione, mentre ufficiosamente sono 20 di maggioranza e 4 di opposizione. Sta tavola che c'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu, gli amici a questo secolo. Della serie Aggiungi un posto a tavola. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Viene fatto di chiedersi quali sono le reali motivazioni che stanno alla base di questo repentino e, se vogliamo, anche disinvolto cambio di casacca da parte del politico di turno, il quale c'è da dire che non sembra minimamente curarsi di cosa realmente possa pensare di lui la propria fetta di elettorato. Forse è una vera e propria mancanza di ideologia o di appartenenza politica? Forse si va alla ricerca di un maggiore peso nella contrattazione politica o forse stiamo parlando di una smania di visibilità, magari chissà, in prossimità di qualche imminente appuntamento elettorale? Vox Populi ha cercato di dare una risposta a tutti questi interrogativi attraverso la consueta intervista incrociata. C'è da dire, semplicemente per amor di verità e non certo per scatenare chissà quale polemica, che i nostri microfoni hanno cercato di raggiungere alcuni dei protagonisti di questi cambi di casacca, i quali non hanno voluto rilasciare nessuna dichiarazione alla nostra redazione. Stiamo parlando del consigliere Bilardello, eletto nello schieramento dei 5 Stelle, del consigliere Marino, eletto nello schieramento dei futuristi, e infine del consigliere Zizzo, passato in Forza Italia, benché fosse stato eletto nello schieramento del gruppo Osservatorio Politico. A voi l'intervista incrociata. In appena 6 mesi il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo non è più rispondente al responso delle urne. Repentini e numerosi cambi di casacca e addirittura cambi di posizione da minoranza a maggioranza hanno completamente stravolto la geografia politica del Consiglio Comunale. Eppure il cambio di casacca era considerato, ed alcuni lo è ancora tutt'oggi, una sfida alla volontà degli elettori. Beh, devo dire che sono abbastanza sorpreso e non lo dico con molta onestà in merito a questo repentino cambiamento della geografia politica ad appena 6 mesi dalle elezioni amministrative, perché ci sta pure che negli ultimi 6 mesi di un'amministrazione e di una consigliatura ci siano questi cambiamenti repentini di maglia, di casacca, perché c'è un approssimarsi a una scadenza elettorale. E allora c'è un riposizionamento di forze e quindi probabilmente, insomma, questo potrebbe essere, tra virgolette, accettato. Ma a 6 mesi dalle elezioni, diciamo che suona veramente strano il fatto che ci siano stati già questi molti cambiamenti e questo sconvolgimento di quello che è stato il risultato delle urne. C'è chi pensa che il matrimonio sia la tomba dell'amore, c'è chi pensa che sia l'apoteosi dell'amore.
Il consigliere Bellardello era convinto che fosse la tomba della sua espressione personale, altri sono convinti che dal dialogo interno al MetApp possano esprimere addirittura concetti ancora più costruttivi e positivi, e quindi sono rimaste dentro. È un fenomeno che da quando, diciamo, nella Seconda Repubblica, quando è finita la Prima Repubblica, a cui ormai siamo abituati. È un fenomeno del tutto legittimo. Ricordo che la nostra Costituzione si fonda sul non vincolo di mandato, cioè non c'è un vincolo di mandato ed è una prerogativa costituzionale importantissima nell'attività e nell'esercizio dei ruoli politici, dei ruoli diciamo elettivi all'interno dei consessi dove si svolge la democrazia di un paese. Però ricordo perfettamente il primo cambio di casacca che c'è stato a Mazara del Vallo di un consigliere comunale, non faccio il nome, anzi il cognome, che passò dalla sinistra alla destra e siccome i due schieramenti erano abbastanza vicini nel numero, questo cambio di casacca di questo consigliere ebbe come conseguenza la caduta del sindaco. Allora il sindaco veniva eletto al consiglio comunale, quindi si dovette cambiare amministrazione. Disse Oscar Wilde, solo gli imbecilli non cambiano idea. Questo a testimonianza del fatto che nel momento in cui si dice di cambiare rotta rispetto alla propria appartenenza politica, se questa è connotata da un aspetto ideologico, da un forte valore in cui si crede o in un contesto programmatico magari che viene disatteso, non c'è nulla di strano. A maggior ragione quando si lasciano, diciamo, i servigi, i benefici di stare accanto a chi governa nella maggioranza e andarsene all'opposizione in pieno isolamento, ben sapendo che le proprie aspettative programmatiche potranno essere di sicuro disattese. Anch'io nel 2014 eletto a sostegno del sindaco Cristaldi, dopo un anno ho deciso di abbandonare la maggioranza per andare all'opposizione, ma basato semplicemente su una questione programmatica. Il salto della quaglia, a mio avviso, parte da un presupposto che è fondamentalmente errato, da due anzi presupposti. Uno, che è quello di chi lo fa. È convinto che i voti siano ottenuti in elezione, siano suoi personali e che non debba rendere conto a nessuno di quanto poi possa fare o spostarsi come asse politico. L'altro punto, poi conseguenziale, è che considera il suo elettorato quantomeno in parte cretino, perché dimentica che uno possa votare una persona anche in funzione dell'appartenenza politica. Era gente venduta, non l'idealismo, era gente venduta, ma quella che era la realtà politica dei tempi. Oggi quasi direi, detto una battuta calabrese, quello non è che uso in politica. Il trasformismo è da considerare come una sorta di degenerazione della politica e potrebbe avere le sue origini dalla crisi ideologica al narcisismo politico, ma anche nella ricerca del soddisfacimento personale rispetto al soddisfacimento della volontà degli elettori. Il cambio di idea è una cosa radicalmente diversa dal cambio di casacca. Cambio di idea o di ideologia, che dir si voglia, richiede processi molto più lunghi, che comportano meditazione, studio e via dicendo. Il cambio di casacca, invece, o salto della quaglia, come qualcuno lo chiama, è un qualcosa di, cioè, diciamo di strano, perché avviene in tempi molto rapidi, molto ravvicinati. La politica di oggi è una politica non di principi, ma una politica molto ad personam. Ognuno cerca di creare il proprio bacino di interesse e sulla base di questo si candida, spesso
pensando di ottenere un risultato per poi andare a svolgere una politica che, ripeto, è tornacontista, mi pare evidente. Per me dal 92 ad oggi è cambiato tutto, è tutto stravolto, non c'è più ideologia politica, non c'è una, un senso di credibilità alle cose che accadono giornalmente, è tutto stravolto completamente. Quindi per me, non essendoci una ideologia politica, è uno sfascio totale della politica italiana. Un interesse, perché nessuno regala niente, nessuno ha mai regalato niente. Un po' per smania di onnipotenza qualcuno pensa di avere diritto ad uno spazio. C'erano due ideologie, c'era l'ideologia di sinistra, c'era un forte partito comunista, c'era l'ideologia del centrodestra, della democrazia cristiana, eccetera, però ognuno stava al suo posto e difficilmente c'erano dei passaggi, proprio era molto molto difficile. Secondo me non sono dovuti a un cambio di a un patto ideologico, perché le ideologie purtroppo non esistono più. Non c'è ideologico, credo proprio che non ci sia niente, e non perché sia caduto il muro di Berlino 30 anni fa, ma o perché siano finite le ideologie destra e sinistra, ma credo che bisogna anche essere un po' realisti, insomma, pragmatici, ma credo che ci sia un fatto sia di visibilità sia di poter portare all'interno di una maggioranza alcuni punti del proprio programma elettorale, di quanto magari promesso ai propri elettori, per poter poi farli approvare dalla maggioranza, è più facile, in modo da potersi poi garantire una rielezione o una maggiore visibilità. Risolveva con il fatto che si agiva tra persone per bene, tra persone che avevano un pensiero, che portavano avanti non degli interessi, ma portavano avanti delle idee. Oggi invece a me sembra che portino avanti degli interessi. Proliferano senza misura le liste civiche, che sono solo liste elettorali, senza essere l'espressione diretta di un partito politico. Insomma, contenitori di donne e uomini che si presentano al cospetto del corpo elettorale al solo fine di rivendicare posizioni più o meno diffuse o addirittura personali. Beh, io dico che è molto strano che molti esponenti sia della maggioranza che dell'attuale amministrazione, diversi esponenti dell'amministrazione, facevano già parte della precedente amministrazione. Posso capire pure che in quell'amministrazione non abbiano avuto la possibilità, magari, come dice qualcuno, di poter fare passare alcune iniziative, di non aver trovato spazio. Ma quella è una situazione molto più grave del cambio di casacche, non si può catalogare come cambio di casacche, perché non c'è stato nessun cambiamento di casacca, c'è stato proprio una specie di tradimento riguardo agli obiettivi che prima queste persone si erano prefissi. Le scorse elezioni sono state vinte da un raggruppamento civico, e comunque la maggior parte della grossa sfida è stata tra tantissime liste civiche, che spesso e volentieri ovviamente sono dei contenitori civici, dei contenitori di idee, che hanno una visione limitata all'attività amministrativa. Ovviamente il Consiglio Comunale fa anche politica e deve far politica, i consiglieri comunali affrontano dei temi, e quindi probabilmente qualcuno ha sentito la necessità di dover ritornare in una casa politica più determinata e ben a lui congeniale. La Lega, che ha uno sfondo regionale, il Nord, PD, che tra l'altro non a Mazara, che è nel calderone del sindaco,
ha questa dimensione nazionale, ma ripeto, si vergognano a presentarsi, mi pare evidente, e quindi vanno con le liste civiche per poi gridare che sono del PD. Il Movimento 5 Stelle che prova ad avere un atteggiamento nazionale e ad avere soprattutto una linea di dura, difficile, di difficile interpretazione, perché non riusciamo, no, non siamo disponibili ad accordi con nessuno, e l'ultima campagna elettorale l'ha dimostrato pienamente, e quindi siamo per i principi, difficili, ma questi sono. La sinistra camuffata di civismo, e forse questo è il problema, perché nel momento in cui non vi è alcuna appartenenza, non vi è nessun approccio ideologico alle cose, agire sotto il civismo per certuni si crede di poter fare quello che si vuole. Mazzara del Vallo oggi sta dimostrando una grande immaturità politica che rispecchia in un certo senso quella che è la crisi di valori all'interno della società civile. Non si ha più rispetto per il corpo elettorale, si fanno delle fughe in avanti semplicemente per qualche compromesso, per qualche aspettativa politica o addirittura per qualche interesse personale. Questo sta accadendo all'interno del Consiglio Comunale. E adesso sotto nuovi comandanti, diciamo, si cerca di fare cose diverse da quelle che si erano fatte prima o si erano tentate di fare prima. Di certo la politica cittadina ha perso quando nell'ultima competizione elettorale qualche partito ha preferito non presentare la propria lista elettorale e nascondersi dietro una lista civica. Oggi noi abbiamo tre grandi partiti che sono storicamente, oggi si sono affermati, la Lega che è tra i più vecchi partiti presenti, il PD e poi c'è il Movimento 5 Stelle. Tutti gli altri hanno caratterizzazione di lista civica, dalla strana connotazione politica, vedi il caso del sindaco della sua maggioranza, che dopo Serese vede tutto l'arco costituzionale dentro, perché c'è PD, c'è Forza Italia, diventerà bellissima, Italia Viva di Renzi, c'è forse anche Fratelli d'Italia, e quindi cosa è rimasto fuori? Solo la Lega e il Movimento 5 Stelle. Ad oggi a Mazzara del Vallo si registra una maggioranza di 18-20 consiglieri su 24, tutti a sostegno dell'amministrazione comunale, grazie proprio ai cambi di casacca. Ma questi trasformismi risultano essere utili alla politica amministrativa della città? C'è una maggioranza, c'era una maggioranza che già era compatta di per sé, e poi c'era un'opposizione che presentava, se ricordo bene, 9 elementi all'opposizione. Oggi questa opposizione si è ridotta al lumicino. Ci sono 2 esponenti della Lega, 2 esponenti del Movimento 5 Stelle, un indipendente come Iacono e poi un altro, diciamo, componente del Movimento 5 Stelle, che però ovviamente anche lì c'è una frattura e quindi insomma ci sarebbe anche lì da approfondire ancora più insomma il discorso. Comunque sta di fatto che ad oggi l'opposizione si è ridotta al lumicino, perché alcuni esponenti dell'opposizione sono passati subito alla maggioranza che sostiene il sindaco Salvatore Quinci. In queste settimane, in questi mesi abbiamo assistito a parecchi, diciamo, abbastanza importanti e determinanti passaggi in Consiglio Comunale, che chiaramente hanno stravolto la geografia politica dello stesso Consiglio a soli 6 mesi o poco più dall'insediamento del Consiglio Comunale. Ci sono stati sostanzialmente 2 tipi di passaggi, ci sono alcuni consiglieri che hanno aderito o hanno sentito la necessità di aderire, di rappresentare un passaggio all'interno di partiti politici strutturati. Ma qui siamo arrivati a livelli veramente paradossali, mai si è visto
nel recente passato di questa città, di un cambio così repentino da una parte all'altra, a maggior ragione nel momento in cui si viene riempiti di preferenze a pochi mesi di una campagna elettorale che... Vedo sostanzialmente due motivi principali. Da un lato sicuramente perché c'è interesse in quello che è l'attività amministrativa che questa amministrazione ha messo in campo. E probabilmente sta aggregando. Dall'altro c'è anche una opposizione che sta lavorando in maniera non lo so, forse poco congeniale per i tempi, ho registrato una aggressività nei temi, nei toni soprattutto, che probabilmente ha portato qualcuno a prendere le distanze e provare a dare, diciamo, un contributo più determinante, più preciso, più diretto all'attività amministrativa e all'attività della città. Mentre da un lato, nel passare da un ruolo di maggioranza a un ruolo d'opposizione, ci si perde dal punto di vista politico perché non si può dare seguito alle istanze che i cittadini ci rappresentano, dall'altra parte quella di passare dall'opposizione alla maggioranza potrebbe portare una sorta di convenienza, perché magari si è degli imprenditori, perché magari si rivestono ruoli nella società civile che magari impongono di camminare al braccetto col potere, o perché magari ingrassando qualche gruppo consiliare domani si possa rivendicare una posizione, un assessore in più, o nella logica della spartizione degli incarichi, delle ambizioni eccetera eccetera, magari si può ambire a qualche scranno di deputato regionale o a qualche altro genere di incarico. E dall'altro fronte ci sono stati dei passaggi di consiglieri comunali. Da un lato abbiamo visto la maggioranza che è rimasta abbastanza solida e dall'altro consiglieri comunali che hanno scelto di lasciare l'opposizione e passare in gruppi consiliari della maggioranza. Ecco, è un piccolo interesse, perché non è che una persona dice adesso io cambio idea, ideologia, cambio prospettiva e quindi ho un apporto di idee nei confronti di un nuovo schieramento. Cioè, cosa portano questi qua cambiando da una lista civica a un'altra lista civica? Quali idee nuove portano, quali idee importanti per lo sviluppo di questa città? Il dato rilevante è che a Mazara del Vallo i passaggi di casacca hanno inciso ad accrescere la sola maggioranza e indebolire enormemente, quasi azzerandola, la minoranza o opposizione. Sicuramente non bene, perché non ho avuto l'opportunità comunque di misurarmi durante la campagna elettorale. Sono stato tradito da un comunicato stampa, pazienza, ce ne facciamo una ragione, sicuramente ci prepareremo per le prossime amministrative, perché non molliamo, perché vedo che in questo periodo molte tematiche importanti che riguardano i nostri cittadini, soprattutto i meno ambienti, vengono trascurate. Un fatto che è avvenuto alcuni giorni fa, quale è quella della decadenza della Commissione delle Garanzie Statutarie, per le Garanzie Statutarie. Anche lì, insomma, mi è sembrata, a mio modo di vedere, e lo dico sinceramente, l'ho pure scritto e potrei anche discuterne tranquillamente, mi è sembrata più una ripicca politica nei confronti di un consigliere comunale di opposizione, che magari sarà pure discutibile la sua azione come opposizione, le sue iniziative, però non credo che questi siano, che sia lo strumento di far decadere una commissione per non garantirgli più la posizione di capo, diciamo, di presidente di commissione, non sia questo, credo, lo strumento strategicamente per poter controbattere questo fatto. Non faccia bene all'immagine, come del resto anche la visibilità di alcune situazioni
situazione di Vicenza a livello nazionale non faccia bene l'immagine della città, ma è altrettanto vero che anche questo fatto possa ledere, non dico allo stesso modo, ma quella che è l'immagine della città, perché quando si decide, una maggioranza decide di far decadere una commissione per le garanzie statutarie solo perché il suo presidente ha fatto un attacco contro l'amministrazione, contro la stessa maggioranza, credo che è una ripicca prettamente politica. Perché non si era mai verificato una frana di questo genere, proprio come un'ondata di terra, di fango, eccetera, che scende da un luogo e va a finire in un altro, perché adesso sono stati veramente tanti questi cambi di casacca, almeno a quello che leggo, e ho l'impressione che ce ne sia qualche altro in piedi. La quale certi consiglieri comunali che fino a quest'estate facevano un'opposizione serrata, giusta, sulla trasparenza, la moralità, la legalità, anche puntellando l'amministrazione comunale su determinate tematiche importanti che coinvolgono tutti i cittadini, e poi come folgorati sulla via di Damasco, repentinamente qualche giorno dopo optano di ingrassare questa maggioranza ormai bulgara che conta di circa 20 componenti su 24. Ora, io dico che secondo me, penso che per un giusto dibattito democratico, dialettico all'interno di un consiglio comunale e di qualsiasi assise istituzionale, credo che sia giusto mantenere un certo anche equilibrio fra maggioranza e opposizione. La maggioranza che fa la maggioranza è un'opposizione che può ribattere o essere propositiva e costruttiva, oppure criticare costruttivamente quello che fa la maggioranza. Questo credo che possa servire anche alla stessa maggioranza per aumentare anche qualitativamente la propria azione, ma quando si arriva a una maggioranza quasi bulgara, scusate il termine, ma si parla di questo, di una maggioranza quasi bulgara, credo, ma io l'ho scritto questo, credo che non sia neanche bene per la stessa maggioranza, per la stessa amministrazione, non avere quell'elemento di contrapposizione e oltretutto si rischia un appiattimento di quello che è il dibattito politico. Non si respira affatto aria tranquilla nel Palazzo Comunale con tutti questi cambi di casacca. Ognuno sembra avere un progetto personale che crede di poter realizzare usando gli altri con la pretesa di non essere utilizzati. Si intrecciano ambizioni elettorali ed antichi rancori. Quelli che erano comparsi, a prescindere dai ruoli formali, si credono leoni e pensano di vedere oltre le nuvole, mentre in realtà inciampano tra le pozzanghere. Non ci sono soldi e con questa motivazione si dice no a tante iniziative e si dice di sì ad altre mediocri che non contribuiscono affatto alla crescita della città. Si è detto di no a certe candidature perché c'era una specie di codice da rispettare, ma questo è stato stracciato quando è cominciata la raccolta dei consiglieri. Vero è, sinceramente parlando, era un percorso e un progetto che più che altro che mi ha reso più partecipe, anche perché mi ero fidato anche di alcuni amici di questa amministrazione comunale del passato, come l'ex assessore di questa amministrazione Bilardello, attuale assessore. Però hanno dimostrato ancora una volta di non avere un certo spessore e una caratura politica. Io non sto qui a giudicare attualmente il percorso di questa amministrazione perché gli voglio dare tempo, cercherò in chiave futura di fare emergere quei passi falsi che stanno facendo, se ce ne sono, e ad oggi devo dire che ce ne sono tante, ma voglio essere costruttivo e propositivo come ero anche con l'amministrazione Cristaldi. Adesso gli incidenti sono più di uno, c'è qualcosa che non va. C'era un codice etico che è stato pubblicizzato, diffuso durante la campagna elettorale e ci sono stati dei veti che sono stati posti nei confronti di alcuni che prima erano candidati e poi sono stati rimossi. Ci sono comportamenti in campagna elettorale che sono
in netta contraddizione con quello che si sta verificando in questo momento intorno all'amministrazione comunale. Il fatto di non trovare spazio per qualcuno a livello proprio come persona, a livello, proprio per spazio a livello per far emergere il proprio individualismo, poteva essere anche un problema, e magari diversi hanno creduto di poter sposare un progetto, diciamo, alternativo. Ma sta di fatto che chi è all'interno della stessa amministrazione oggi, se ci sono defaillance legate alla precedente amministrazione, non può certamente far finta di niente. Ci sono delle responsabilità diciamo politiche, responsabilità di competenza anche in merito alla situazione, parlo della situazione anche economica, della città, finanziaria. Credo che questo è sotto gli occhi di tutti, ovviamente. Non si può far finta che si passa da un'amministrazione all'altra e si inizia da capo e si riacquista una certa verginità politica. E nel momento in cui si amministra con una determinata coalizione una città, successivamente, anziché seguire l'orientamento politico di quella coalizione in fase elettorale, si decide repentinamente di cambiare schieramento e di governare con uno schieramento che di fatto contrapponeva il proprio schieramento. Credo che bisogna porsi qualche interrogativo su questo, perché se non è basato dal punto di vista ideologico, qua notiamo che si tende addirittura a rinnegare la propria di attività politica. Abbiamo casi lampanti di assessori che in questa maggioranza rivendicano il buon governo sulla gestione dei conti pubblici, poi per far breccia sugli elettori, proponendosi come il nuovo che avanza, rinnegano addirittura il loro lavoro svolto, dicendo che forse si è lasciato qualche debito. Delle due o l'una: o si è amministrato bene o si è amministrato male, e adesso si è in malafede. Sono problemi gravissimi, cioè, la città c'ha problemi veramente gravi, illegalità diffuse. Io non so che quale sarà il futuro di questa città. Ma col dragaggio del fiume a Mazara com'è finita? Cioè, è provocatoria la domanda, ma qualcuno, spero mi dia una risposta. Penso che sia tutto fermo ormai. Ancora non abbiamo visto risultati di questa amministrazione, abbiamo visto un orientamento, un indirizzo di questa amministrazione su alcune problematiche. Ancora i risultati però, insomma, devono ancora arrivare. Certamente bisogna darne atto, se oggi arriva qualche finanziamento, sono finanziamenti legati relativi alla precedente amministrazione. E credo che dopo un anno potremo vedere davvero la progettualità di questa amministrazione troverà davvero riscontro. Ad oggi ancora ci sono, insomma, non si registrano cambiamenti significativi per quanto riguarda appunto la situazione della città, e bisogna forse aspettare altri 6 mesi per capire un po' e tirare un po' le somme dell'ultimo anno, magari almeno. È evidente che c'è qualcosa che non va. Lasciamo stare tutte le vicende, le polemiche legate alla obbligatorietà di eliminare tutto ciò che abbiamo costruito con la nostra amministrazione. Questo fa parte della politica, della parte infinitesimale della politica, però alla fine bisogna anche accettare che chi viene dopo decide di demolire quello che è stato fatto prima. È una scelta che poi in democrazia sarà in qualche maniera affrontata dalla gente e si prenderanno decisioni, però c'è qualcosa che non va. L'ultima vicenda del consigliere Gaiazzo, che leggo su TP24, pone degli interrogativi. Interrogativi legati a ciò che è stato detto in campagna elettorale e subito dopo la campagna elettorale. Io non ho mai visto nella storia politica di questa città in soli 6 mesi ottenere 2 risultati. Uno, cadere totalmente nella disaffezione della gente, e l'altro, un precipitarsi verso la maggioranza al punto tale che solo 5 consiglieri comunali su 24 adesso sono facenti parte della opposizione.
Nel corso di questa puntata con Vox Populi abbiamo cercato, seppur nel nostro piccolo, di fare una fotografia, di fornire una dimensione reale dell'attuale situazione politica in Consiglio Comunale. È naturale che sono emerse delle contraddizioni, contraddizioni che avranno un loro seguito sia sotto il profilo politico ma anche all'interno di questa nostra emittente televisiva. C'è da augurarsi che la gente comprenda il vero significato della politica, la politica quella vera, e comprenda soprattutto che quando si parla di politica si parla di qualcosa di serio. Noi siamo su questa linea. Bene, si conclude qui questo nostro appuntamento con Vox Populi e ricordate che Vox Populi vi dà voce. Infatti potrete inviare le vostre segnalazioni, foto, al numero di WhatsApp 346-0504-178 o direttamente alla redazione di Vox Populi, all'email voxpopulitelevallo@gmail.com. Vox Populi vi rinnova l'appuntamento alla prossima puntata. Vi abbraccio.